Io facendo televisione provo a usare una metafora. Io lavoro in Parlamento e il Parlamento mi paga con una mela, diciamo così. Allora, per un patto che io faccio con i cittadini italiani, un patto morale, ok? Non c'è nessuna regola che mi legittima a fare questa cosa o mi obbliga. È un patto morale. Quindi questo è il mio stipendio. È la mia retribuzione, io la spacco in due e decido di dare metà di questa mela che è mia, ok? Non è di altri, ecco perché non c'è un rimborso. Io decido di darla ad un fondo, ma questo perché lo voglio fare. Allora che cosa accade? Accade che qualcuno fa il furbo e si tiene tutta la mela. Questa rischia di essere la mela del peccato e siccome non è una violazione di una norma, ma c'è un codice morale quasi kantiano, ok? Quindi questa mela del peccato che io mi tengo tutta, questa mela avvelenata, diventa la mela per cui salta per aria il patto e quindi se ne staranno a casa. Allora, seconda parte dell'inchiesta delle iene e poi della mela continueremo a parlare, ma molto. Vediamo. Quanto è importante come valore nel vostro movimento la restituzione? Ma secondo me è fondamentale nel momento in cui tu chiedi sacrifici alla collettività, tu stesso sia il primo a doverlo fare. Non si può sempre predicare che è qualcosa che debbano fare gli altri. E anche lei ha fatto il sacrificio, immagino. Se lo vogliamo chiamare sacrificio, comunque sì, come tutti gli altri abbiamo effettuato restituzioni e bonificato sul fondo per il microcredito. Cioè. Secondo Martelli è fondamentale il sacrificio della restituzione. Eppure sentite qui. C'è un furbetto da piena zona Champions, il senatore Carlo Martelli, che dichiara di aver fatto 20 bonifici per un importo di 76.000 euro. Questi 76.000 euro non sono mai arrivati al fondo per il microcredito. No, assolutamente, non sono mai E lei ha dichiarato di aver restituito un sacco di soldi. Sono tanti soldi, certo. E lei che ne penserebbe di qualcuno che dichiarasse di versare un tot e in realtà versasse di meno? Ma non lo so, cioè, bisognerebbe verificarla questa cosa qua. Perché le dico questo? Perché un uccellino mi ha detto che lei in realtà ha versato 76.998 euro in meno rispetto a quelli dichiarati. Non lo so io, se me lo dice lei. Non lo so, cioè, se me lo dice lei. Come non lo sa? È lei che fa le restituzioni. E appunto, cioè, a me questa cosa non risulta. Mi faccia stare tranquillo. Cerchiamo di sgomberare il campo da dubbi, perché questa persona che mi ha detto questa cosa ha la ragionevole certezza che effettivamente lei si è intascato in realtà 76.998 Guardi, allora, euro. facciamo che questa cosa qua finisce adesso, No. perché no, questa cosa che sta dicendo è veramente terribile. Sì, fermiamoci immediatamente. No, guardi. Ma invece chiariamola. No, basta, ci fermiamo immediatamente. No, per favore, basta. No, aspetta, aspetta, No, sul guardi, momento di... no. Fermo lì. No, Fermo lì, ho sbagliato io a darle corda. Fermo lì. Basta. Ma se lei No, sta no, 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 tranquillo, ha la basta coscienza a così. posto, ci dica la sua, Sto andando via. ci dimostri che in realtà l'avversario di Guardi, tutti sto i andando via. bonifici che ha dichiarato. Abbia pazienza, sto andando via. Ma che succede? No, Perché? per favore, guardi, cioè, vuole rispettare la mia privacy? No, perché ci hanno detto che Guardi, un bel po' dei bonifici che posso lei ha chiamare i dichiarato sul carabinieri? sito di Posso chiamare i rendiconto, carabinieri? in realtà non sarebbero mai partiti dal suo conto per arrivare sul conto destinato al microcredito. Guarda, allora io farò questa verifica. Se è così, io provvederò a sistemare tutto quanto. Va bene così? È così, vero? No, io faccio questa verifica, la faccio. Ma mi ha fatto il furbetto che ha dichiarato di aver No, no, versato tutti questi lei soldi e sta vaneggiando. se Se ne è questa cosa. imbertati 78.000. No, 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 se questa cosa è vera, io provvedo assolutamente. Se non lo sa lei, perché non facciamo subito una verifica sul suo estratto conto Perché non credito? posso farlo adesso? Una cosa così importante. Quando vuole farla? Io sono a sua disposizione. Quando vuole farla? Non lo so, cioè, ci sentiamo magari nei prossimi giorni, va bene? Se fosse una cosa del genere, non sarebbe un'enorme presa per il culo nei confronti degli elettori del Sì, Movimento 5 Stelle? è così, sarebbe così. Posso, adesso mi può lasciare in pace? Lei è in grado di dimostrarci che questi bonifici Basta, effettivamente la portano? per favore, Ma che basta! succede? Perché all'improvviso si inalbera? Se è tutto chiaro e trasparente, c'è un problema. Lei ci dimostrerà che questi bonifici effettivamente li ha versati. Come rimaniamo? Mi dimostra che questi Possiamo bonifici. andare via? Certo, andiamo via. Cioè, come mi dà una risposta se non ci mettiamo d'accordo? Andiamo a casa, possiamo Ma andare a casa? aspetti che andiamo. Ma che gli ha preso? Cosa sei nato? Ma Avete scusami. angosciato? Che? Non è che lei, Quando vuole. più che ispirarsi al principio, io restituisco, se ispiro al principio, io trattengo. Ma ce la fa sapere o no sta cosa? Aspetti, aspetti. Ho la vaga impressione che il senatore non ci farà mai sapere se i bonifici effettivamente sono partiti dal suo conto, mi sa tanto di no. Dopo
dopo due giorni dal nostro incontro con i super furbetti a 5 stelle, esce un post sul blog delle stelle che conferma che Cecconi e Martelli non erano in regola con le restituzioni. A questo punto il candidato premier Di Maio prima dice di essere orgoglioso dell'annuncio dei due, poi le chiede l'espulsione. E allora lo raggiungiamo in Puglia, dove fa campagna elettorale insieme ai senatori Barbara Lezzi e Maurizio Buccarella. Loro saranno in regola con le restituzioni o siamo di fronte ad un altro caso di super furbetti a 5 stelle? Chi fa queste cose deve andare fuori dal movimento. Un parlamentare, no, che si fa bello, pubblica le distinte del bonifico e poi in realtà ha fatto il furbetto, sì. Non è uno che ha preso per il culo gli elettori del suo movimento? Sì. Perché lei ha detto però che è orgoglioso di questi due che hanno fatto un passo indietro? Perché hanno deciso di fare un passo indietro, guardi che... Ma lei è orgoglioso di due che hanno preso per il culo gli elettori del vostro movimento? No, io sono orgoglioso del fatto che anche quando si sbaglia si reagisce con correttezza e si dice faccio un passo indietro e restituisco. Ma quale correttezza? Se non andavamo noi a scoprire questa cosa e chiederli conto, questi col cavolo che vengono fuori, eh. Capito, hanno negato tutto, quando io sono andato da loro hanno negato tutto. Però hanno restituito tutti i soldi. Oggi stanno qui all'evento due suoi candidati, il senatore Buccarella e la Lezzi. Sì. Vogliamo andare a chiedere se stanno a posto con le restituzioni? Chiedere, se vuole. No, insieme a lei andiamo, dai. Gliela chiedere. Siete a posto con le rendicontazioni? Siamo a posto con la rendicontazione? Sì. Lei è a posto con la rendicontazione? Cioè, è a posto con le restituzioni? Sì, 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 sì. Non ci sono irregolarità come nel caso di Cecconi e Martelli? Va bene. Okay. Okay. Senatrice Lezzi, glielo vuole chiedere lei, Presidente? Sì, chiediglielo tu, vai. Da parte del Presidente le chiedo, in nome della trasparenza del momento, lei è tutto a posto con le istituzioni? Posso, potete verificare tranquillamente. Non ci sono scherzetti, giochetti? Non ci sono scherzetti né giochetti. Può fornirci l'estratto conto in cui si verifica tutti i bonifici che lei ha dichiarato sono stati debitati? Posso verificare, certo. La senatrice Barbara Lezzi ha detto solo un bonifico non è andato a buon fine e risale a gennaio del 2014, presumibilmente per carenza di fondi. Non ho revocato alcun versamento. Obiettivamente questo può succedere, voglio essere veramente laico, perché può succedere che un bonifico non vada a finire. Un po' diverso Buccarella, perché dice e ammette di aver revocato gli ultimi due bonifici. E sapete perché? Perché voleva cambiare banca a causa delle commissioni troppo elevate. In questo caso, Paragone, io sono abbastanza laico, però insomma se hai revocato e poi hai pubblicato quel bonifico, cioè è un caso diverso rispetto a Barbara Lezzi, ci sono due cose, insomma due storie diverse. Guarda.